Amici carissimi, bentrovati e bentrovati ancora una volta in Piazza del Popolo, nella nostra piazza al centro della città, dove nascono le discussioni, dove a volte ci si batte anche per delle idee, però la città, il centro, l'agorà, la piazza, il posto in cui si condividono tante di quelle manifestazioni. E una delle manifestazioni più belle è quella della politica, la politica che riesce a trovare il tempo per essere citata, il tempo per essere praticata, soprattutto in questo periodo, nel periodo in cui continuano ad arrivare notizie che riguardano i candidati, i consiglieri regionali che si ripropongono, i candidati presidenti. Però non dobbiamo dimenticare di parlare della città, la città di Manfredonia, che sappiamo benissimo vive un periodo tormentato, un periodo molto molto difficile. E questa volta torneremo a parlare proprio di Manfredonia, della città di Manfredonia. Faremo anche qualche cenno su quella che sarà la competizione regionale, ma senz'altro ci soffermeremo sulla nostra città. E abbiamo trovato anche l'occasione giusta per parlare questa volta con l'ospite di turno, che è il dottor Libero Palumbo. Ciao Grazie, Libero. grazie. Ciao Vincenzo, buonasera a tutti i telespettatori. Libero Palumbo, responsabile provinciale del sindacato UNSIC, responsabile del patronato ENASC, Ente Nazionale di Assistenza Sociale ai Cittadini, responsabile provinciale del CAF UNSIC e dal punto di vista anche dell'impegno culturale, dell'impegno sociale, coordinatore e cofondatore di Città Protagonista, che è un'associazione culturale con obiettivi di carattere non solo culturale, ma anche sociale e politici. Per quanto riguarda il nostro ospite, sappiamo che è un dottore in giurisprudenza, laureato presso, poi Libero mi dirai se sbaglio, presso l'Università Aldo Moro, però Libero Di Palumbo Bari. è anche Aldo Bari. Moro. Bari, Bari, sì certo, Bari, anche perché non mi risulta che ci sia un'altra Università Aldo Moro, quella di Bari è quella per antonomasia. Però, certo, chi si è laureato a Bari non certamente potrà dire il contrario. È una facoltà in cui si lavora, si studia tantissimo, diversamente da tante altre facoltà, dove è un po' più facile riuscire a laurearsi. Ex dirigente dei DS, poi PD, consigliere comunale eletto per due mandati consecutivi nel periodo del sindaco Riccardi. Fuoriuscito dal PD insieme a tanti altri dirigenti e amministratori nel 2017 a causa di una situazione che teneva il banco in quel periodo e lo tiene tuttora a causa del bilancio, quello del comune, e a causa anche della gestione tributi. Vogliamo parlare Libero di questa vostra fuoriuscita dal PD e soprattutto del perché un politico impegnato, un dirigente impegnato come te, a un certo punto decide di uscire e quindi di chiudere una porta, nel tentativo ovviamente di aprire anche un portone, come si dice normalmente, però sicuramente è stata una scelta molto sofferta. Sì, è stata una scelta molto sofferta, Vincenzo, perché io insieme a tanti altri eravamo fondatori, cofondatori del Partito Democratico, perché comunque noi eravamo dirigenti democratici di sinistra. E
E quindi noi, insieme a tanta gente, amministratori, semplici dirigenti, semplici iscritti, a un certo punto non capivamo più nulla, nel senso che nel partito non si diceva più nulla, non si parlava di tematiche amministrative, di proposte, di innovazioni. Praticamente nel gruppo dirigenziale, che erano formato da circa 80 persone, ci ritrovavamo sempre non più di 10-15 unità. E i segretari che si sono succeduti in quei periodi non hanno saputo o non hanno potuto fare granché, perché chi gestiva poi diciamo, la politica del Partito Democratico, diciamo, erano persone che tutti quanti conosciamo e che noi tentavamo in ogni momento di dire la nostra. Però puntualmente c'erano le smentite o le virate da parte di coloro che decidevano senza poi ascoltarci. Ascolta, all'interno del PD c'erano ovviamente tante posizioni diverse, altri modi di vedere, altri modi di fare politica, oltre al famoso, come qualcuno lo ha definito, tripiede, Bordo, Campo e Riccardi. Quali erano le altre posizioni? Il PD non è altro che una fusione tra i Democratici di Sinistra e la Margherita. Una fusione è avvenuta a freddo, tipo l'Unità d'Italia, si sono fusi i territori, i comandanti sono diventati comandanti anche dopo l'unità. E così nel partito. Cioè praticamente ci siamo ritrovati con altre persone senza fare un percorso comune di obiettivi e di programmazione. E quindi molti, per esempio, dei Democratici di Sinistra hanno abbandonato il partito perché, oltre alle già tante posizioni, modi di vedere, modi di fare politica all'interno dei Democratici di Sinistra, c'erano anche quelli diciamo, della Margherita che si sono fusi con noi. Oltre al, Ecco, giusto per diciamo, ricordare, sì, oltre al quali modo. erano gli elementi provenienti dalla Margherita e quelli di Casa Esatta. PD? Esattamente, Casa DS. Nei Casa Democratici di DS, Sinistra sì. noi avevamo, oltre a una posizione del duo Campo-Bordo, c'era Riccardi, c'era tutto il gruppo della, diciamo, della Margherita, penso per esempio a Franco Latorre, a Gaetano French, Bonissandi, Salvatore Zingariello. Poi all'interno per esempio c'era anche un'anima socialista. Ricordo per esempio con stima l'ex assessore Pasquale Papagna, Mimì Pacini, l'ex assessore Pastore, e poi c'era un altro gruppo, Vincenzo, dove stavo io, stavo praticamente a buon'anima del dottor Oronzo Furio, consigliere comunale, stava l'architetto ex assessore Dino Imperatore, Guidone. E poi c'era, diciamo, quello che coordinava più o meno la nostra azione politica, che era Tonino Principe, e di cui praticamente noi, come diciamo, lo seguivamo per tutta una serie di motivazioni. Era lui l'unico che riusciva, come dire, a mediare le posizioni, diciamo, di tutti e tre. Ecco, di Bordo, di Campo e di Riccardi, e quindi e diceva spesso questa cosa, diceva: vedete che noi portiamo una posizione nel partito e la manteniamo contro tutto e contro tutti. E diceva sempre: io vengo dalla montagna proprio per avvalorare questa Ah, quindi sua. questa è la famosa corrente Esattamente, della diceva sempre: montagna. io vengo dalla montagna, quindi la mia posizione, cioè la mia parola è quella. E noi, diciamo, è lo Vabbè, noi spottò. conosciamo benissimo la correttezza di Antonio Principe, tra l'altro ne approfitto anche per salutarlo, è un carissimo amico, per cui devo confermare che effettivamente è E così. diciamo, Quindi, siccome corrente montagna. lo diceva sempre, dice: vedi che io vengo dall'abbondanza, partiamo una posizione, è quella. E allora, ma è vero, perché i genitori, che erano braccianti agricoli, poi sono emigrati in Germania, abitavano a Contrada Salvatore, mi pare in particolare era la zona Tomaiuolo, e quindi effettivamente era vero, e quindi da lì lo sfottò che facevamo sempre a Tonino.
Bene, ascolta, Libero, quindi un partito che tra l'altro ecco, hai dimenticato però che all'interno del partito poi vi siete ritrovati anche con persone provenienti dall'altra area politica, dal centrodestra addirittura, soprattutto nell'ultimo periodo, in occasione delle ultime amministrative, quelle che hanno interessato Manfredonia. Bene, io vorrei continuare proprio sulla falsariga di questo racconto. Abbiamo detto che all'interno del PD c'erano varie posizioni, però poi hai nominato il famoso tripiede fattore M come potere assoluto in mano a tre persone. Questa è la domanda che mi viene spontanea, perché del fattore M, diciamolo chiaramente, non ne abbiamo parlato noi per la prima volta, se ne parla da anni, se ne parla perché sembra che si tratti di una intuizione giornalistica di Piero Pacello, è fattore M in cui in qualche modo a decidere erano a detta di molti, sempre ed esclusivamente tre persone, mettendo da parte gli altri, cioè Michele Bordo, Paolo Campo e Angelo Riccardi, anche se poi nell'ultimo periodo sembra che abbiano preso le distanze l'uno dall'altro. Noi lo diciamo come è fatto giornalistico, poi io vorrei anche una conferma se effettivamente esisteva questo fattore M e soprattutto se esisteva questo trittico di personaggi che aveva il cosiddetto dominio assoluto all'interno del partito. Vincenzo, purtroppo il fattore M non è un'invenzione giornalistica. Per noi che l'abbiamo vissuto, diciamo, è stata una realtà, perché praticamente per molti anni Manfredonia è stata al centro della vita politica, non solo provinciale, anche regionale e anche oltre, a livello nazionale. Questo fattore, diciamo, ha portato molte luci su Manfredonia, ma anche alcune ombre, perché è una, diciamo, per più di 20 anni Manfredonia, la città di Manfredonia, è stata al centro della vita politica. Noi faccio degli esempi, la provincia, quando la provincia c'era, come dire, il potere economico, politico, gestionale, lì. Si parlava il dialetto manfredoniano, c'erano sei consiglieri provinciali di Manfredonia, c'erano due assessori provinciali, oltre ad Angelo Riccardi, assessore provinciale, c'era anche Tonino Angelilis che era assessore provinciale, c'erano i capogruppi dei partiti, consiglieri comunali di Manfredonia erano di maggioranza, quindi con le Manfredonia era amministrazioni. largamente rappresentata No, nel... totalmente rappresentata, perché praticamente noi eravamo, diciamo, come dire, era il fulcro di tutta la provincia, sia con l'amministrazione del dottor Pellegrino, con i due mandati della provincia del dottor Pellegrino, che con l'amministrazione del, dottor Stallone, presidente della provincia, dove Manfredonia, ripeto, è stata fatta, praticamente era al centro di tutto questo agone, di tutte le offerte, di tutti i movimenti che si erano fatti in provincia. Poi a un certo punto è capitato qualcosa, per esempio, che al dottor Stallone non si era permesso più di fare il secondo mandato. Ed è stato, diciamo, questo fattore che è andato a dire. Quindi chi ha deciso per il secondo mandato da non far fare a Stallone? Praticamente sono stati, è Loro stato, tre. sì, sono loro tre, si è deciso che il dottor Stallone non doveva essere più il presidente della provincia e l'abbiamo Per fatto capire candidare chi? perché aveva fatto bene, ma il problema è che c'è stato fatto un errore politico, perché noi della dirigenza avevamo sempre detto che la gestione era in mano a Manfredonia, quindi non c'era la necessità ulteriormente di avere anche un presidente della provincia della nostra città. Però si è preso una decisione unilaterale
Al dottor Stallone è stato detto: tu non sei più il candidato della provincia. Però poi è andata male. È andata male perché, nonostante i nostri sforzi, il dottor Stallone, poi da presidente della provincia, come dire, ha aiutato quelli dall'altra parte, e quindi è stato uno anche dei fattori per cui noi abbiamo perso. E quindi il nostro candidato di Manfredonia non è stato più eletto presidente della provincia. Un altro fattore molto Cioè, importante quindi che... praticamente queste tre persone gestivano le sorti non solo di Manfredonia, ma dell'intera provincia. Vincenzo, tutti e tre hanno Io avuto del... No, inizio ma a... dobbiamo capire che tutti e tre hanno avuto ruoli sia all'interno del partito che ruoli amministrativi, li hanno coperti tutti. Cioè, noi stavamo ai margini. A livello partitico, segretario zonale, scusami, segretario zonale perché diciamo, è il termine che utilizziamo noi dal patronato, segretario cittadino, segretario provinciale, Michele Porro è stato segretario regionale, sindaci della città più grande dopo Foggia, consiglieri regionali, sia Angelo Riccardi che Paolo Cambo, Michele Bordo, onorevole di maggioranza per tanti mandati. Hanno ricoperto tutti i ruoli. Chi più di loro aveva la gestione del potere politico, ripeto, non solo a Manfredonia, ma all'interno proprio di tutta la regione? Però hai detto gestione Io ti che è fatta di ricordo luci e di ombre, no? una... Sì, io ti ricordo un altro episodio che molti dimenticano, perché a Manfredonia poi ci si dimenticano delle cose. La venuta di Folena. La venuta di Folena, scusami, a un certo punto nel nostro partito, persone più importanti, dopo Massimo D'Alema e Veltroni, c'era Pietro Folena, uno che non aveva mai vinto nella competizione elettorale con il sistema elettorale vigente, né a Padova, lui era anche il nostro coordinatore della regione Sicilia del partito, neanche lì aveva vinto, però aveva Vincenzo vari paracadute, quindi era sempre, come dire, riuscito a Sì, cavarsela, infatti. a diventare, diciamo, onore Parlamentare. parlamentare, ecco. E si è deciso, a livello sempre, diciamo, locale, che a Pietro Polena dice: tu vuoi vincere una volta? Vieni a Manfredonia, non ti preoccupare, E che ti facciamo succede? vincere. Ricordo che era una campagna durissima. Ci fu dall'altra parte l'onorevole Leone che diceva gli uomini della propria terra, e noi facciamo campagna elettorale per una persona che, diciamo, non nostro concittadino. Quindi a dimostrare che chiunque si candidasse a Manfredonia Poteva essere eletto. poteva essere Però a eletto. Pietro Folletti avevamo detto anche un'altra cosa, anzi, gli avevano detto un'altra cosa, che il mandato era solamente uno, basta. Solamente che poi Folena si è dimenticato questa cosa, voleva rimanere qua, e poi, diciamo, ha capito che non poteva stare più qui, perché il candidato doveva essere un'altra persona che era un nostro concittadino. Nostro, quindi come per Quindi dire, era lui e basta. ti sei divertito per una legislatura, adesso Adesso basta. basta. Ha fatto pure un mancro tentativo di come dire. Si è candidato a sindaco di Mattinata perché voleva essere la spina del Infatti. fianco, e infatti non è stato eletto neanche sindaco di Mattinata, è stato eletto Jannotta, non lui. Quindi poi dopo ha capito che doveva lasciare il nostro territorio, perché il nostro Quindi candidato casomai era a un Mattinata per punirlo anche parecchia parte del cosiddetto centrosinistra avrà sostenuto Jannotta. altro. Ma penso Immagino, proprio di sì. Penso una proprio di sì. gestione quindi come detto di poca luce, di tante ombre, che ha in qualche maniera investito, a detta ovviamente di chi parla, l'intera zona, l'intero territorio, un intero territorio che a questo punto era, come dire, sotto il dominio di tre persone di Manfredonia, e quindi a questo punto vale la pena ricordare il Quindi, fattore M. Perché secondo te fattore M? Giusto perché il la fattore M è il manfredonicità. fattore Manfredonia. Però, Vincenzo, io su questa cosa, luci e ombre, io vorrei dire la mia su questa cosa qui, Sì, perché non perché credo che siano state tutte ombre, esattamente io ho sostenuto lealmente sia il sindaco Paolo Cambo che il sindaco Riccardi.
sono stato candidato con il sindaco Riccardi, ho portato Riccardi, così come ho portato Paolo Camp, così come ho portato tutti quelli che si sono candidati nel mio partito. Però dobbiamo dire anche un'altra cosa. In questi anni, sia nelle due amministrazioni Campo che diciamo nelle due o quasi due amministrazioni Riccardi, noi abbiamo anche, soprattutto, ci sono tante cose positive, perché ormai sento dire, Vincenzo, che è stato fatto tutto, tutto male, è stato fatto tutto sbagliato, tutto che si danno addosso a tutti, perché la responsabilità, Vincenzo, non è solamente di loro tre, è anche, diciamo, responsabilità in percentuale, piccola parte è anche mia e di chi come me stava nel partito del Madrid. Esattamente, esattamente, però noi dobbiamo dire anche cosa era Manfredonia negli anni 90. Vincenzo, mi dispiace, io sono del 74, tu sei un po' più grande di me, uno del 93, nel 94 non si può ricordare nulla, ma noi negli anni 90 ci dobbiamo ricordare come veniva chiamato Manfredonia. Ma noi veniva chiamato Beirut. C'erano dei manufatti intorno alla nostra città incompleti, dove dentro si faceva di tutto e di più. Io ricordo, e ricordo anche a te, vicino alla San Giuseppe, dove adesso c'è, diciamo, l'asilo nido, lì c'era un locale abbandonato dove c'era lo spaccio. Da altre parti, purtroppo a me dispiace dire questa cosa, perché molte persone adulte lo sanno, c'era un altro locale dove ci si imbiccava i cani, dove c'erano dei segnali, erano le scarpe appese su certi fili, erano locali abbandonati. Noi, con l'amministrazione Paolo Campo, e quindi ha detto bene Angelo Riccardi quando lui era assessore ai lavori pubblici, che abbiamo speso circa 60 miliardi di lire, che abbiamo rivoltato il paese, ha ragione, ma non c'è stato fatto solamente quello, perché gli altri assessori che stavano a fare, stavano a guardare. Noi abbiamo fatto anche altre cose, noi dobbiamo ricordare anche altre opere, altre diciamo situazioni che sono state fatte. Noi ci vogliamo ricordare della pubblica istruzione e cultura, dove non esisteva, dove non c'era nulla. Antonio Principe all'epoca, assessore a pubblica istruzione e cultura, ha rivoluzionato quell'assessorato, dove non esisteva. Il teatro Lucio Dalla, nessuno ricorda questa cosa qua. Noi abbiamo il teatro grazie a questa amministrazione, la bottega degli Apocrifi. Noi abbiamo rivoluzionato, anzi rifondato, l'assessorato dei servizi sociali con Paolo Cascaville, che ha fatto tre mandati. Non è che quello ha fatto tre mandati tanto per, perché c'è stato un progetto di continuità amministrativa per rivoluzionare un settore. Vincenzo, lì in quel settore dei servizi sociali bisognava aiutare la gente. Lì c'era gente che veniva aiutata e che non aveva bisogno. A un certo punto nel partito c'era uno che diceva, te lo dico in dialetto, diceva: là stavano le donne con le unghie tante e più sigarette merit da 100, che io da non fumatore mi sono dovuto domandare che cos'erano le merit 100, ossia sigarette che costavano di più. Quindi si aiutava gente che non aveva bisogno. Noi abbiamo rivoluzionato l'assessorato dei servizi sociali, abbiamo aiutato gente che aveva di bisogno, donne con figli abbandonati, pensionati che non riuscivano ad arrivare a fine mese, abbiamo stilato un elenco di persone che non riuscivano a pagare il fitto della casa. Quindi, oltre ai lavori pubblici, c'è stato anche altro. Questo, per esempio, nell'amministrazione, nel periodo di Paolo Campo. Nel periodo Riccardi, io voglio ricordare due cose, Vincenzo, che nessuno ricorda più, o che nessuno vuole ricordare, ma non capisco per quale motivo. Noi abbiamo spostato, dopo 40 anni, il mercato settimanale del mercoledì, oltre ai mercati giornalieri. C'è una cosa che nessuna amministrazione ha fatta. Gli abitanti, i nostri concittadini che abitavano in via Galileo Galilei, in via degli Aragonesi, in via degli Aggioini, che ogni santo mercoledì alle 5 non erano padroni della propria casa e del proprio box, perché alle 5 di mattina i levantini, i famosi levantini, venivano lì con urla, grida, bestemmie, un water a cielo aperto, perché non c'erano praticamente un bagno pubblico,
venivano a occupare materialmente una zona della nostra città e tutte le amministrazioni precedenti non hanno mai fatto nulla. Noi, nel periodo come è stato Angelo Riccardo, abbiamo sfidato queste persone che pensavano di venire a comandare in casa nostra. Non solo, ma quelli stavano giù al portone davanti ai consigli comunali e noi consiglieri comunali siamo stati minacciati. Io sono stato minacciato da questa gente perché non dovevamo votare questi provvedimenti, che li abbiamo votati contro di loro e abbiamo spostato anche la giornata. È stato minacciato l'assessore all'epoca all'Annona, Antonio Angelilis, per questa cosa qui. Proprio per questo, una cosa importantissima. Noi abbiamo liberato un territorio, abbiamo rivalutato una zona e quei cittadini ancora oggi ringraziano l'amministrazione di centrosinistra che abbiamo fatto una cosa, spostare un mercato dopo 40 anni che altri non Benissimo, hanno fatto. però vabbè, Naturalmente, Vincenzo, stai evidenziando sì, aspetti positivi, però però oltre a quello ci sono anche aspetti ci negativi, sono Vincenzo, io aspetti negativi. In non questo lo momento nego, non lo nego. la città soffre, è sofferente, Sì. a volte posso dirlo, è inguardabile, Sì. a volte è impercorribile. Ci Siamo tornati a Beirut. Sì, Quindi ci che abbiamo sono. fatto? L'abbiamo presa come Beirut e poi l'abbiamo lasciata di nuovo come Beirut. Allora, Vincenzo, ti dico questo. Oltre a fattori positivi come quello, come Energas, oh, noi abbiamo fatto una lotta a Energas non indifferente. Adesso qualcuno si vuole mettere la medaglietta, caro Menale, ti scrivo. Ma a Energas, ognuno di noi ha fatto la campagna elettorale dicendo ai propri concittadini: andiamo a votare contro Energas. Noi in consiglio comunale, il presidente del consiglio ha fatto un provvedimento apposito per poter, che gli altri avevano contrastato. Naturalmente, Vincenzo, oltre alle cose positive, ci sono delle cose negative, ci sono delle zone ombre. Te le dico io, Ase è una zona ad ombra. Perché? Perché non è giusto che il cittadino che abita in via Tribuna deve avere la strada spazzata tutti i giorni e quello dei comparti no. Come si chiama? Il mercato ittico. Il mercato ittico. I pescatori mi dicono, perché molti sono miei parenti, mi dicono, era meglio quando stavano nei locali che oggi c'è il LUC. È una zona d'ombra, è una zona negativa dove noi abbiamo delle responsabilità. Ancora, la gestione del contratto d'aria, il bilancio, il personale che manca nel comune. Ci sono delle Stiamo cose. facendo Sì, ci sono delle gli cose. elenchi. Gestione tributi. Vincenzo, se non ci fossero queste zone d'ombra, queste negatività, l'amministrazione poteva continuare tranquillamente. Se ci Certo. so, se è caduta, per me l'amministrazione è caduta. Ascolta, voi siete usciti dal PD, Sì. d'accordo? Avete creato un movimento civico che si chiama Città Protagonista, dico voi assieme ad Antonio Principe e ad altri Sì. Sì. amici che hai poco fa citato. Avete fondato questo movimento che si chiama Città Protagonista. È vero, siete usciti, è vero, però avete continuato a sostenere, non Sì, è vero? abbiamo continuato a E quindi. sostenere perché noi pensavamo una cosa, che nel Partito Democratico non si riusciva più a fare nulla. Noi parlavamo a vuoto. Io quando parlavo di bilancio, quando parlavo di gestione tributi, è come se non mi ascoltassero. Non mi ascoltavano, cioè uscivano fuori. E io ho detto insieme ad altri di uscire perché pensavamo un progetto politico fuori dal Partito Democratico, perché poi il Partito Democratico si è, come dire, ridotto, perché molti sono Sì, usciti, non siamo. infatti tanti consiglieri, tanti assessori sono andati via, qualcuno è stato messo anche alla porta. Certo. Diciamolo chiaramente. Perché praticamente la linea era quella e chi non condivideva quella linea doveva Quindi andare via. A altro che Partito Democratico. un certo Mi punto. sembra A un qualcos'altro, no? certo punto, a un certo punto il Partito Democratico ha preso una piega e per questo motivo Una che piega autoritaria autoritaria e all'interno per questo dello stesso motivo partito. persone come me e altri come me siamo fuoriusciti. Tant'è che oggi il Partito Democratico, che ne dica qualcuno, non è che ci siano tante diciamo persone o tanti ex Come la vedi amministratori. la situazione attuale del Partito Democratico? Molti parlano
parlano anche di una grave crisi che c'è stata soprattutto dopo le ultime elezioni politiche a seguito dei risultati non certamente positivi. Io, giusto per citarne qualcuno, ricordo la vecchia segretaria, vecchia per modo di dire, la segretaria Guido Guidadamo Adamo. che è uscita dal partito assieme ad altre persone. Poi precedentemente c'era stata la fuoriuscita tua assieme a quella di Antonio Principe, addirittura altri consiglieri comunali che appoggiavano la maggioranza, tipo Angelo Salvemini, sono venuti meno dal gruppo di maggioranza. Ecco, questa crisi e tutto questo insieme di situazioni a cosa ha portato? Soprattutto per il PD. Il problema è che il Partito Democratico a un certo punto c'è stato uno svuotamento, ma nessuno mai, nessun segretario ha voluto riconoscerlo. Per esempio, la scorsa settimana, qualche settimana fa, intervistando Paolo Campo, ovviamente si è parlato della sua candidatura, però proprio facendo cenno a questa situazione, lui sembra che non abbia dato una vera e propria risposta su questa domanda. E io adesso la rivolgo a te nella speranza di avere una risposta. Si è svuotato o no il PD? O è Certo, cresciuto? no. Allora, se si contattano gli ex consiglieri comunali o gli ex assessori o gli ex segretari del Partito Democratico, ognuno Voi dirà. avete perso una fetta importante, credo, con Angelo Riccardi. Angelo Riccardi non sta più nel Partito Democratico, tanti consiglieri comunali pubblicamente hanno detto di non far parte più del Partito Democratico, altri per esempio so che hanno fondato un altro movimento ed erano persone che avevano un ruolo importante, penso a Franco Latorre, nel All'interno del partito. Partito Democratico, per esempio, all'indomani del commissariamento del comune, dello scioglimento del Consiglio Comunale, c'è stato chi ha preso le distanze dalla vecchia gestione, dall'amministrazione comunale degli ultimi 5 anni. So che è un po' Il problema, particolare doverne parlare, Vincenzo, però io credo che. è un problema dove io soffro tantissimo, perché io e altri come me, perché questo fatto che alcuni dicevano che bisognava fare una politica di discontinuità, effettivamente c'è stata invece una politica di continuità amministrativa e quindi alcuni errori del passato sono, diciamo, continuati. E quindi, che noi l'avevamo individuati e che noi dicevamo con tutte le nostre forze di, diciamo, di porre rimedio, questa cosa non è stata fatta. Come per esempio la famosa questione, il fulcro di tutto, che è gestione tributi. Ecco, ci spieghi la posizione tua di Antonio Principe, è chiaro che è la tua, però di città protagonista sulla questione gestione tributi, Vincenzo. perché io credo che sia praticamente il fulcro di tutte le situazioni, il fulcro anche di una, come dire, implosione che poi alla fine si è verificata all'interno del Partito Democratico. Vincenzo, su gestione tributi si dicono tante cose, persone che dicono numeri, persone che dicono cose fuori da ogni. Io so che sei molto arrabbiato sulla Sì, questione sono gestione molto tributi. arrabbiato. No, io nel partito urlavo perché non riuscivo ad ammettere cose che sono state dette nel Partito Democratico e che il candidato Paolo Campo l'ha ripetuto. Io leggo le sue parole. Più il comune incassa, più guadagna. Se un concessionario abbia guadagnato molto, gioco forza, che la matematica non è opinione, il comune ha guadagnato tanto. Vincenzo, io su questa cosa veramente sono rimasto allibito. Io ho avuto una telefonata quando abbiamo visto la trasmissione di un collega dove ha detto: "Ma hai sentito?" Ho detto sì, ho sentito, lo voglio risentire. No, no, ho detto che non lo risentire, Hai perché sentito no, è una cosa te? improponibile. Cioè, Vince, io mo lo spiego a te, lo spiego ai No, vabbè, telespettatori, più che altro ai miei concittadini. occorre spiegarlo ai cittadini. Vorrei che tutti sentissero questa cosa, così almeno sfatiamo numeri, cose particolari. Allora, gestione tributi è una società che doveva riscuotere i tributi dei cittadini di Mavredò. I tributi dei cittadini di Mavredò sono di tre tipi.
3, 1, IMU TASI, adesso solamente IMU, sarebbero i tributi per coloro che abitano, che hanno le seconde case, perché la casa di proprietà è relativa a pertinenza, non si paga l'IMU. Quindi coloro che hanno altre proprietà, quindi che sono economicamente in posizione agiata, devono pagare l'IMU, che a Mafredonia è alla misura massima, al 10,60. Poi c'è la TARI, che è praticamente il tributo per l'immondizia e che è praticamente un tributo che si forma tra il nucleo familiare, il numero dei componenti e praticamente il luogo, cioè i metri quadri in cui questo nucleo vive. Poi ci sono i tributi minori. I tributi minori che possono essere, non so, la pubblicità, gli oneri concessori, che ne so, i passi carrabili, le opere di urbanizzazione, l'occupazione di suolo pubblico. Ora, Vincenzo, di questi tre tributi, i primi due... Si tratta sempre praticamente di tributi a gestione, a domanda individualizzabile. Benissimo, no? Sì. I primi due formano... cioè l'IMU TASI e la TARI formano la quasi totalità delle nostre entrate. Ora, l'IMU, il bollettino dell'IMU, chi lo fa? Lo faccio io. Lo fa chi ha il lavoro come me. I CAF, i commercialisti, i consulenti, anche voi cittadini lo potete fare attraverso un programma gestionale, per chi lo sa fare. Però per venire da me, e io devo mettere i fabbricati, le percentuali, le rendite catastali, tu li devi pagare attraverso una tessera, attraverso un attratto sindacale, attraverso una fattura. Li facciamo noi. Gestione tributi non fa nulla. Incassa solamente? No. Praticamente prende una percentuale sul nostro lavoro, perché l'F24 lo stampo io e il cittadino lo va a pagare. Si incassa il servizio di tesoreria e loro prendono la percentuale. La TARI, Vincenzo, che cos'è? È l'immondizia. Scusami, mi dici quanti siete nel tuo nucleo familiare? Appena tre. Tre persone, con un certo numero di metri quadri. Quindi la posizione, cioè la TARI, il bollettino esce X, va bene? Ora, il bollettino X esce quest'anno, l'anno scorso eravate tre, è uscita la stessa medesima somma, a meno che il comune non decida di fare degli aumenti. Ma gli aumenti, visto che il programma è il nostro, il programma non è di gestione tributi, il programma è del comune, l'ha comprato il comune, si schiaccia il bottone e si fa la rivalutazione. Quindi, come dire, non è che c'era un grande lavoro da fare. Cioè, se i tributi doveva solo esclusivamente prendere i soldi dai cittadini che non pagavano le tasse. E li ha presi? No, perché ha ragione il sindaco Riccardi, che ogni tanto quindi buttava... Quindi gestione tributi, chi dirigeva gestione tributi? Chi portava avanti i gestioni tributi, chi ha gestito interamente questa macchina, prendeva soldi senza fare niente. Praticamente sì. No, praticamente non sì. È possibile. Vincenzo, il bollettino dell'IMU lo stampavamo noi. La TARI, che è il bollettino dell'immondizia, una volta che tu c'è la variazione... Allora è giusto che ascoltino i cittadini. È certo che ascoltino e ascoltino. Ecco perché su gestione tributi c'erano delle favole, ma mi delle favole lunghe. Mi sembra che la posizione dell'ex sindaco Campo... La posizione del sindaco Campo e del suo gruppo è la posizione a cui tante persone come me sono uscite dal Partito Democratico. Tu sei andato via per colpa di soprattutto per questa cosa qua, perché non accettavo che gestione tributi incassasse 3 milioni, lì sono i dati, 3 milioni, 2,8, 2,5. 2 milioni. Ma perché è stata creata questa gestione tributi? C'è un motivo, anche politico. Allora, gestione tributi è stata creata perché i cittadini dovevano praticamente essere regolamentati su alcune cose e gestione tributi doveva sorvegliare i pagamenti e coloro che non pagavano. Coloro che non pagavano doveva, tra virgolette, perseguirli affinché pagassero questi cittadini. A un certo punto... Ti risulta che gestione tributi ha iniziato procedure per recupero di somme non pagate? Allora, Vincenzo, ogni tanto manda... Perché? Perché poi i cittadini, quando arriva gli iscritti, quando arriva una cosa di gestione tributi, la prima cosa che fanno? Vanno dei sindacati, dei patronati, vanno dei consulenti, per dire, mi è arrivata questa lettera, che cos'è? Io lo sai quante lettere... di contestazione io ho fatto gli annullamenti, perché molte erano farlocche, cioè si buttava così a raggio,
Poi c'erano delle somme strane, 20 euro, 30 euro, 50 euro. C'era anche gente che volutamente non ha pagato e li hanno, come dire, individuati. Però gli incassi erano così effimeri che praticamente il gioco non valeva la candela. Ecco perché Quindi io... sarebbe stato meglio tenerlo all'interno del Esattamente, comune, un servizio di era questo una tipo. posizione che io ho avuto, almeno che, dicevo, insieme con altri, troviamo una formula insieme di gestione con una percentuale di agio bassa o eventualmente una percentuale alta per il non riscosso, cioè la società riscuoteva da persone che non pagavano e l'agio poteva essere anche, diciamo, più alto in virtù del famoso agio come dei tributi volontari. Vabbè, però libero, io adesso la domanda la faccio a te come l'ho fatta a suo tempo ad Angelo Riccardi. Sì. Possibile che questa situazione che non veniva gradita da te, dal tuo gruppo, come non veniva neppure gradita per quello che è stato detto dall'ex sindaco Angelo Riccardi, è venuta fuori alla fine del mandato amministrativo? Perché questa cosa non è stata enunciata, non è stata evidenziata molto molto tempo prima? Allora, Perché a Vincenzo, questo punto io allora, non so fino a che punto si può parlare di buona fede o di malafede. spiego. Come ha detto Paolo Campo, il contratto è scaduto a novembre 2016. Da novembre 2016, noi poi ce ne siamo andati, c'è stata una battaglia all'interno del partito proprio per le vicissitudini di gestione dei tributi, perché c'erano alcuni, e lo ha detto lui stesso, che voleva mantenere quel tipo di gestione ed altri Che che non la per... Eh vuole. sì, è perché il bilancio era quello. Noi toglievamo circa 2 milioni e mezzo di, praticamente, di somme che potevamo spostare dalle altre parti Ma certo. ma non parliamo di 50.000 euro, parliamo di milioni di euro. E Chiaro. quindi una lotta intestina tra di loro, di cui noi eravamo anche partecipi, ma fino a un certo punto. Poi praticamente con eventuali Ma è proroghe. stato questa creazione di gestione tributi è stato un pedaggio politico, La una creazione compensazione di tipo politico in favore di qualcuno. di... No. Allora, la creazione di gestione tributi è stata fatta per riscuotere i tributi, perché prima i cittadini riscuotevano, cioè pagavano le tasse direttamente al comune. Certo. Tenete presente che poi, per esempio, l'IMU è stata nel 92-93 che è iniziato, cioè la tassa per la casa. Poi, mano a mano, col fatto che i trasferimenti dello Stato non sono più venuti, che diminuivano, col fatto che i comuni dovevano provvedere da soli al mantenimento, diciamo, della propria struttura, dei propri dipendenti, per poter far funzionare tutti i meccanismi, e allora si è creato questa, diciamo, società. Perché? Perché molta gente per vari motivi non pagavano. Capito, Vincenzo? Ecco perché questa cosa andava creata, ma andava regolamentata. Cioè, in parole povere, gestione tributi, i soldi che prendeva erano troppi. Quindi noi La verità. non potevamo tenere una società dove noi davamo come comune tanti milioni di Cioè, euro. rispetto a quello che veniva riscosso, la spesa Non valeva la non pena, valeva non valeva niente. assolutamente la pena. Perché, ripeto, perché i tributi volontari li facevamo noi, loro facevano ben poco. Questa è la storia. E su questa cosa mi rammarico che ancora oggi il Partito Democratico ha ancora questo tipo di posizione. E io e quelli come me la contrasteremo sempre, perché io su questa cosa mi batterò fino all'ultimo, Vincenzo. Certo, ascolta Libero, anche perché quello che è stato detto da te, soprattutto in quest'ultimo passaggio, è davvero qualcosa di incredibile. Sinceramente sono rammaricato, anche se politica attiva non la faccio, la faccio da giornalista, nel senso che seguo la politica locale, però parlando o ascoltando da libero cittadino, debbo dirti con tutta franchezza che sono molto rammaricato, perché questa è la maniera di gestire. Quindi, come dicevi tu, Beirut, abbiamo preso la città che era Beirut, però io a questo punto devo purtroppo affermare che la città è tornata a Beirut. Dopo un periodo di positività, Vincenzo è ritornata
come dire, all'antichità. Se non sarà Beirut, sarà qualche paese della provincia di Beirut. Ascolta, Libero, a me fa piacere che si dicano queste cose. Apprezzo davvero il tuo coraggio. Sei una persona molto leale, per cui mi fa piacere che queste cose vengano dette. Perché poi, diciamolo chiaramente, al confronto anche con chi è stato precedentemente ospite in queste trasmissioni e per quello che è stato riferito, poi. Quando non ci si trova con i conti, poi ognuno di noi, io come giornalista, ma anche il libero cittadino, riesce a trarre anche le sue conclusioni. Il futuro del movimento Città Protagonista, perché so che c'è molto entusiasmo rispetto a questa creatura che avete creato, anche perché so che vi siete impegnati non solo nel campo culturale, perché Antonio Principe è un grosso propagatore di cultura, tiene tantissimo alla cultura. Io ricordo i premi del libro, i premi letterari che sono stati Leggere organizzati, Manfredonia. Leggere Manfredonia, ed è stata davvero in più occasioni una bellissima iniziativa, ma anche il vostro impegno nel campo del sociale, perché avete finanziato alcune attività di impegno sociale. Il movimento Città Protagonista sarà protagonista del prossimo e immediato futuro di Manfredonia, si presenterà con una propria consistenza, si presenterà con, non dico con una propria lista, ma quantomeno convergerà nell'ambito di un movimento civico che possa in qualche maniera rappresentare l'alternativa, perché diciamolo chiaramente non c'è da fare più un distinguo ormai tra destra, sinistra, centro. Qui siamo alla ricerca di persone oneste che abbiano il coraggio di dire mi metto al servizio della città. Se poi queste persone oneste provengano da sinistra, da destra, da centro, da qualsiasi altra parte, ben vengano, purché siano davvero onesti nei confronti della città e dei cittadini. Vincenzo, hai centrato l'obiettivo. Noi è questo quello che vogliamo. Cioè, noi praticamente siamo usciti e abbiamo fondato Città Protagonista perché vogliamo essere protagonisti del nostro destino, del destino di Manfredonia. Noi facciamo politica per passione, Vincenzo, tu lo sai, ci conosci da tanti anni. Noi facciamo politica per passione e mettiamo Manfredonia al centro, senza avere nessun tipo di interesse, perché noi. Non perché noi abbiamo il lavoro e gli altri non ce l'hanno, perché noi abbiamo affrontato, perché noi veniamo da una scuola politica, dove l'impegno, noi togliamo impegno alla nostra famiglia, al nostro lavoro, per Certo. poter fare politica a servizio dei cittadini. Perché uno potrebbe dire, scusami, ma chi te lo fa fare? Stai a casa tua. Invece no, tanti non lo dicono. Invece io voglio essere protagonista e invito tante persone, tanti professionisti, tanti miei colleghi, tanti cittadini, senza nessuna distinzione di colore politico, di destra, di centro, di sinistra, come hai detto tu. Noi vogliamo, noi cerchiamo persone che si vogliono impegnare per risolvere i problemi di Manfredonia. Che i problemi di Manfredonia, Vincenzo, tu l'hai, come dire, detto anche in maniera un po' catastrofica, ecco, diciamo così, fammi passare questo È una termine. provocazione. Esattamente. Ma io ti dico. Io sono positivista, io faccio un lavoro dove risolvo i problemi della gente. La gente viene da fuori Manfredonia per parlare con me, fa la fila per ore. Io sono positivista. E Tonino e anche altri amici, noi siamo positivisti per risolvere i problemi, perché c'è la soluzione del problema. Vincenzo, gestione tributi, c'è la soluzione e noi ce l'abbiamo. E quale sarebbe? Lo Possiamo. diremo come città protagonista, lo diremo nel nostro programma. Noi Benissimo. non anticiperemo nulla perché noi stiamo facendo un programma. Noi stiamo vedendo con ex amministratori, con tanti cittadini che si vogliono affacciare alla politica, sapendo che noi vogliamo fare un certo tipo di politica, senza avere una pregiudiziale e senza avere un interesse specifico. Noi abbiamo la soluzione per ASE. Perché come ho detto prima, Vincenzo, non è lì la soluzione c'è.
perché non è giusto e non potrà andare avanti così, o non potrà andare avanti per molto, che il cittadino che abita al centro ha un servizio differente da colui che abita nelle periferie. Quindi un servizio migliore. Migliore, ma certo, un servizio migliore. Noi abbiamo già un'idea, no più o meno precisa, così come abbiamo un'idea per quanto riguarda il mercato ittico, che i pescatori, non è che l'altra volta mi sembrava di vedere il sottosegretario della Marina Mercantile, si parlava di porti, di cose, poi a un certo punto mi è venuto in mente, mentre parlava, dicevo, ma il porto Alti Fondali, il dragaggio per arrivare a 11 metri per far venire le navi di medio tonnellaggio, i nastri trasportatori che ci servono a noi, dove stanno? I pescatori hanno un'idea ben precisa, perché Vincenzo, quella che tutti dicono, il comparto della pesca, i pescatori, e tutti utilizzano i pescatori. Il pescatore, Vincenzo, fatelo dire a uno che ha i parenti pescatori, quelli vanno, lasciano le famiglie alle 10 di sera, vanno con la barca di notte per arrivare a mezzanotte lì, perché a mezzanotte devono calare le reti, e poi devono ritornare e vedere il proprio pescato, a volte, come dire, il prodotto venduto a pochi spicci. Cioè il pescatore, il comparto pesca ha un obiettivo, e noi sappiamo come gestire quel tipo di settore, così come il bilancio, così come il, diciamo, per quanto riguarda il personale. Io ho fatto un intervento in consiglio comunale per il personale, dove io ho detto, attenzione, fra poco la gente se ne andrà in pensione in massa, e non c'era ancora quota 100. Perché? Perché coloro che sono stati assunti nell'81, 82, 83, poi sono arrivati al periodo come età e come contributi tale da poter chiedere la pensione. Quindi c'è stato uno svuotamento e sono rimasto inascoltato quando io ho detto bisogna prevedere dei concorsi, bisogna prevedere lo strumento dei concorsi in simbiosi con la stabilizzazione degli LSU. Cioè, secondo te, Vincenzo, o secondo i cittadini, un LSU può prendere le carte in mano e fare come se fosse un funzionario o un dirigente comunale? No, assolutamente no, non ha nessun tipo di professionalità o di altro. Ecco perché noi su queste cose, che abbiamo fatto tante di quelle battaglie, sappiamo solamente che non si è voluto trovare una soluzione. La soluzione c'è, Vincenzo, bisogna stare insieme con uno scopo, risolvere il problema, perché il problema di Manfredonia c'è una soluzione. Sì, sono tante le soluzioni. Fatto bene anche a parlare del personale del comune. Tu non eri un dipendente del comune? Sì, certo, prima o poi dedicheremo anche una puntata a questa situazione, anche perché, lo dico francamente, il personale del comune è personale, perché che se ne dica dei dipendenti del comune, la maggior parte dei dipendenti del comune sono sfruttati al massimo e sono sottopagati e sottovalutati. Quindi Vincenzo, aggiungiamo anche quest'altra. Sì, Vincenzo, ti aggiungo un'altra criticità. Sì, cioè, aggiungo un'altra cosa, non si Vincenzo. Possono utilizzare secondi livelli, terzi livelli, quarto livello, io parlo ovviamente dei livelli di una volta, perché adesso sono distinti in Vincenzo, ma ci deve essere una programmazione, non puoi tu dall'oggi al domani fare un concorso. Una programmazione viene fatta nel tempo. Allora tu invece cosa si è fatto? Cosa ha fatto l'assessore al bilancio, di cui io non ho mai condiviso nulla del suo operato? E praticamente le persone, quelli erano mancati, erano, come dire, risorse che non c'erano più, ed erano come se fossero dei risparmi. Quel personale, e quindi quel risparmio del pagamento di quel personale, una volta che non c'era più, il lavoro di quello doveva essere fatto da altri, e gli altri dipendenti, che erano sempre di più pochi, e poi si sono caricati di un lavoro che poi non riesce a fare. E oggi, Vincenzo, troviamo, Vincenzo, i corridoi dove le stanze del comune
sono vuote, ma non perché non ci, sono i dipendenti, perché sono andati in pensione, non perché non esistano più i dipendenti. Ci sono tantissimi servizi del comune di Manfredonia, tantissimi uffici che ormai non funzionano più. Posso farne io un esempio su tutti. D'accordo, libero, per le regionali comunque sarete impegnati, siete pure voi sulla buona strada o... No, aspetta. Allora, per quanto riguarda le regioni... No, perché la buona strada mi hai fatto... No, allora, la buona strada lo diciamo dopo. È una frase che mi è capitata. Sì, tu invece hai fatto una provocazione. Allora, per quanto riguarda le regionali, noi siamo uomini di centro-sinistra. Noi l'altra volta abbiamo portato Emiliano. Siamo persone coerenti e se diamo una parola la manteniamo. Noi porteremo il centro-sinistra e voteremo Emiliano, ma non sceglieremo alcun candidato. Noi voteremo una lista, abbiamo individuato una lista, si chiama Senso Civico Nuovo Ulivo per la Puglia, dove tracceremo solamente il simbolo, cioè metteremo solamente una X sul simbolo. E io, l'associazione Manfredonia, è quello che rappresento come sindacato, quindi tutti i miei uffici a livello provinciale, ci sono circa una ventina, abbiamo dato disposizione di dire ai nostri assistiti e a chiunque voglia votare al centro-sinistra di votare per quella lista. Perché dico questo? Perché Vincenzo, io a Manfredonia non ho trovato alcun candidato meritevole di andare a Bari, nella mia parte politica, nel centro-sinistra, va bene? A livello locale e anche provinciale. Molti danno addosso a Emiliano, dicono per quanto riguarda la questione dell'ospedale, tante strumentalizzazioni. Io Vincenzo però dico una cosa, i consiglieri regionali sono coloro che devono portare le istanze e devono risolvere le problematiche del territorio, non il presidente della Regione Puglia. Perché? Perché a un certo punto ho sentito a Bari, quando io ho detto, Vincenzo, ho fatto una domanda, ho detto scusatemi, ho detto in provincia di Foggia c'è tanta gente, in particolare nella mia città Manfredonia, che ce l'ha con Emiliano. Ho detto mi spiegate il perché, se è vero. Lo sai chi mi ha risposto? Mi ha risposto una persona che era il coordinatore, dove ha detto Emiliano, la provincia di Foggia la tiene nel cuore. Lui ha fatto l'assessore anche a San Severo. Lui per Manfredonia, San Severo e per le altre città, anche governate come Foggia, dal centrodestra, quando gli sono stati chiesti degli aiuti, il presidente Emiliano c'è sempre stato. Naturalmente il presidente Emiliano non è il presidente della provincia di Foggia, è il presidente della regione Puglia, che ha altre province, che ha altri consiglieri regionali, che ha altri assessori regionali, che ha un territorio vasto con tutte le problematiche, come noi ce l'abbiamo al comune. Emiliano ce l'ha la regione, quindi anche lui viene tirato per la giacchetta. Sono i nostri consiglieri regionali che abbiamo mandato, che si dovevano far valere. Dare la colpa a Emiliano per me è una semplificazione. Ecco perché io sono convinto di sostenere Emiliano e non tornare indietro sostenendo l'altro candidato Fitto. Benissimo, noi siamo in conclusione, una bella chiacchierata, abbiamo finalmente messo fuori, abbiamo disotterrato argomenti che erano stati in qualche maniera filtrati molto molto diversamente. Fatto della buona strada, Vincenzo, mi hai fatto, come dire, rimanere di stucco, perché io... Ma era... No, però voglio dire una cosa, siamo... C'è pure una pubblicità a progresso. Che... Sì, allora noi siamo, diciamo, a chiusura di questa chiacchierata. Voglio dire una cosa, io sono una persona leale, sono una persona che quando dà una parola la mantiene, sempre. Io ho sostenuto Paolo Campo e ho sostenuto Angelo Riccardi. Paolo Campo, sindaco, è un ottimo politico, è uno che gli piace fare la politica, però Paolo Campo condivide un percorso solo, esclusivamente, con un altro amico suo e con pochi altri, tipo a clan, tipo a circuito chiuso, gli altri non esistono. Questo è una cosa che ho sempre contestata a Paolo, perché Paolo piace fare la politica
ha anche soluzioni alle problematiche se si impegna, però ha questo suo modo di fare. Angelo Riccardi, che io ho sostenuto, sempre, che io ho difeso e che io sono stato uno dei pochi consiglieri comunali sempre presenti e ho difeso sempre l'amministrazione. Vincenzo, qualche consigliere d'opposizione, fammelo dire, che è venuto anche qui, diceva che io facevo l'ariete. Forse lui non sa, Vincenzo, che in un partito, per chi fa scuola politica, in un partito ci sono delle posizioni. C'è una posizione di maggioranza e c'è una posizione di opposizione. È il capo dell'opposizione che difende l'amministrazione e la maggioranza. Quindi io ero quello che difendevo il bilancio, l'assessore al bilancio e l'amministrazione, pur non condividendo i suoi passaggi, pur non condividendo le sue scelte. Però io, in un sistema partitico, politico, io devo rispettare le regole. Angelo Riccardi, che è un ottimo comunicatore, è uno addentrato nella materia amministrativa, sa anche le particolarità. Lui è bravissimo, però rispetto all'altro, a Paolo Gambo, che condivide, lui ha un'altra metodologia. Lui condivide solo con una persona, lui condivide solo con se stesso. E infatti tutti per uno, uno per tutti, tutti per lui. Quindi non ci ha mai voluto ascoltare, Vincenzo, a noi non ci ha mai voluto ascoltare. Benissimo, quindi non... posso dirti questo. Non facevi parte del clan, non fai parte di tutti per uno, uno per tutti, quindi comunque stai fuori. Da quel contesto sì, e voglio rimanere fuori, Vincenzo, e contrasteremo le loro politiche. Ma continuerai a sostenere eventuali amministrazioni di centrosinistra, dove tra l'altro sappiamo che per il momento la musica non cambia? Assolutamente questa cosa non la posso dire. Perché? Perché noi stiamo creando noi una coalizione, noi ci stanno avvicinando a noi, a Città Protagonista, nuove persone, oltre a vecchi amministratori, e insieme stiamo facendo una serie di liste. Bellissimo. Cioè noi abbiamo una programmazione e abbiamo una, come dire, una compagine ben definita. Va bene? Va bene. Libero, tutto quello che è stato detto fa parte di quello che è il percorso di una città degli ultimi 25 anni, se vogliamo qualcosa in meno, però devo ringraziarti per quello che abbiamo ricordato, delle cose, per quello che è stato riferito. Una volta tanto è bello poter aggiungere che vengono fuori delle novità rispetto a tante altre trasmissioni. Io spero di poterti avere ancora come ospite, o comunque se mi inviterai molto volentieri, altri esponenti di Città Protagonista, perché certo. È molto interessante il vostro disquisire. Per quel che riguarda noi, a questo punto devo ringraziarti. Grazie a voi, ti auguro buona ovviamente serata. Sempre con la solita stima, di reciproco rispetto, e ti faccio tanti auguri. Grazie Vincenzo. Grazie ancora al nostro Libero Palumbo, e noi, per quel che riguarda Piazza del Popolo, avremo modo di risentirci, di rivederci, di riascoltarci alla prossima occasione. Ciao ciao.